aiutarci a riferire quella circostanza anche al di fuori di quella separata e quindi andarla a riportare alla parte che è rimasta nell'altra stanza, visto che è il collegio mediatori che si sposta. Senza l'autorizzazione della parte, le informazioni che emergono dalle separate sono assolutamente coperte dalla riservatezza, quindi per nessun motivo il mediatore può andarle a riferire all'altra parte, con o senza l'avvocato, non ha nessun tipo di valenza in quel momento, mi serve però l'autorizzazione della parte, ok? Quindi, in queste congiunte, in queste separate, i mediatori hanno il dovere di utilizzare tutti gli strumenti che l'organismo di mediazione, con il suo regolamento dell'organismo personalizzato, gli mette a disposizione per trovare l'accordo. Di conseguenza, o gli assistenti di parte o le parti, ma in questo caso direi gli assistenti di parte che per conto dei loro clienti hanno scelto quel determinato organismo, hanno anche loro il dovere, per dare il prodotto migliore al loro cliente, di scegliere l'organismo che gli permetta di fare questo, come scegliendo chiaramente l'organismo con un regolamento personalizzato, un regolamento ad hoc, un regolamento che, andando a riprendere i punti di prima, che abbia chiaramente tutte le opportunità, perché la norma in certi casi è un po' fumosa, in altri dice che c'è la possibilità, in altri non ne parla se non modifichi il regolamento, e quindi la scelta di un organismo è fondamentale per avere il vostro risultato. E in quanto professionisti, se siete voi a gestire la mediazione o dover andare in mediazione per conto del vostro cliente, la scelta di un organismo che abbia tutti questi strumenti, che vi lascia a 360 gradi veramente l'opportunità di trovare l'accordo in mediazione, perché hai la possibilità di utilizzare tutte queste cose, allora è vostro dovere sceglierlo ed è dovere dei mediatori utilizzarlo. Anche per assurdo, se in certi casi puoi dire vabbè, ma non lo reputo necessario, tipo la proposta, vabbè, ma la proposta che cosa può servire? Vi faccio un esempio: materia bancaria, abbiamo una mediatrice che è esperta in materia bancaria. Tendenzialmente la prima risposta della banca è, testuali parole, abbiamo verificato la documentazione, abbiamo ragione noi, non aderiamo. Testuali parole, la banca non è che ci mette tanto a dire che ha ragione e tutti gli altri hanno torto. Ok? Primo punto che da valutare sul regolamento di organismo, che la norma, se non lo si inserisce apposta, te lo vieta. Attenzione, ICAF questa modifica la fa. L'avvio unilaterale. Cosa vuol dire avvio unilaterale? Cosa vuol dire avvio unilaterale? Devo trovare. Perché cioè, ci sono troppi aspetti collegati alle verbalizzazioni, quindi ahimè serve un attimino l'avvocato. Allora, avete depositato la vostra istanza, la segreteria ha fatto giustamente tutti i suoi adempimenti, può succedere chiaramente che la parte convenuta, che è la parte chiamata in realtà tecnicamente in mediazione, non si sieda al tavolo della mediazione. In molti organismi, quasi tutti gli organismi, quella sarebbe una mediazione negativa, una mediazione che non andrebbe oltre. All'interno di ICAF c'è invece la possibilità del cosiddetto avvio unilaterale, tecnicamente in contumacia, in assenza della parte convenuta. Cioè, che cosa fa il mediatore? Distinguiamo, come giustamente prima stava iniziando a dire Alessandro, c'è un primo incontro che è l'incontro di programmazione, ha un mero scopo informativo, cioè si rendono edotte le parti o la parte istante da sola presente di che cos'è la mediazione, a che cosa serve la mediazione, quali sono i vantaggi della mediazione, che è quello che sostanzialmente Alessandro ha riassunto fino ad ora. L'avvio unilaterale che cosa permette di fare? Permette di aprire per la parte istante comunque la mediazione, cioè concludiamo l'incontro di programmazione, viene redatto il verbale di programmazione. Come viene redatto? Inserendo all'interno del verbale tutta quella giurisprudenza di merito che negli anni chiaramente si è prodotta, dove i giudici
giudici hanno detto e hanno rilevato quelle che sono le conseguenze negative di una mancata partecipazione a un procedimento di mediazione, cioè sono i famosi campanellini d'allarme che noi inseriamo all'interno del fascicolo, dove andiamo a dire alla parte convenuta che non è presente a quel tavolo: guarda, ti conviene sederti a quel tavolo perché il rischio è che il giudice possa tenere in considerazione il tuo comportamento ai sensi dell'articolo 116 CPC, cioè il giudice, dalla mancata partecipazione della parte chiamata alla procedura di mediazione, può trarre degli argomenti di prova. Potrebbe condannare, come vi ha accennato prima Alessandro, la parte chiamata che non ha partecipato, a rifondere alla parte che ha iniziato invece la mediazione le spese stesse della mediazione, nonché le spese di lite, cioè dell'avvocato. Quindi ovviamente c'è un po' l'idea di dire alla controparte, di dire alla parte chiamata: prova a valutare meglio la tua assenza, il perché tu non ti sia presentato, in modo tale da valutare con la fissazione di un altro incontro la possibilità di entrare in mediazione. Attenzione però, perché cosa succede? La parte istante, al costo di 61 euro IVA inclusa, diritti di segreteria 61, dimentichiamoci. L'avvio unilaterale non lo dice ICAF, lo dice la norma che costa 61 euro IVA inclusa. Avvia la mediazione. A prescindere dal valore della controversia, certo. Finché la controparte non partecipa, e quindi torniamo ai prezzi calmerati del Ministero, quindi 0.000, 1.000, 5.000, 5.10, 10.25 e via di seguito, che è il Ministero che decide in base al valore della controversia cosa far pagare, non sono gli organismi. In questo caso, sull'avvio unilaterale, a prescindere dal valore della controversia, ha un costo di 50 euro più IVA, di 61 euro, a prescindere, e avete lo stesso servizio, perché finché la controparte non si partecipa, sono N numeri di mediazione, il stesso collegio mediatori, quindi le stesse competenze, la stessa possibilità di fare proposte o di fare ipotesi conciliative all'interno dei verbali N volte, sempre con un costo di 50 euro più IVA già pagato all'inizio. Esattamente, no, figurati, anzi. Infatti, all'interno del verbale, attenzione a una cosa fondamentale: la mediazione avviata in forma unilaterale è avviata. Che cosa significa? Ed è questo il ruolo fondamentale, la responsabilità del mediatore, è inserirlo perfettamente all'interno del verbale. Se la parte convenuta al prossimo incontro si presenta e si